Buongiorno, oggi fa un freddo cane ed è uno di quei giorni in cui mi chiedo praticamente chi me lo fa fare di andare a pescare alle 8 di mattina di domenica quando tutti stanno dormendo e fa un freddo cane. Poi però arrivo qua e mi passa qualsiasi dubbio. Ora vado da Mattia che mi sta aspettando a Mergellina e niente, poi decidiamo dove andare. E al giorno dopo, ciao. Ecco il Salzano che sistema tutta l'attrezzatura. Assistente, ma oggi come la vede? Non fa troppo freddo per lei, scusi, per ma uscire? Non... Ah, ok. Ma mica si è portato l'attrezzatura? Ah, va bene. Tanto le pinne te le porto sempre io. Fucile pure, i pesci pure. Tu che vieni a fare? Non lo so che vengo a fare, ma oggi dove mi porti? Ti porto in un posto speciale, lo decidiamo. Siamo arrivati a Mergellina finalmente. C'è il mio amico Mattia che mi aspettava. Ciao, buongiorno. Buongiorno, una bella giornata. Ormai Mattia è il mio compagno di pesca più assiduo. Hai deciso, sì, sono io. Però io mi chiedo, Mattia, ma secondo te? Dimmi. Ma chi ce lo fa fare ad andare a mare alle 8 di mattina? Alle 8 di mattina. Cussù Frid, un vento di terra esagerato. Facciamo un giro. Siamo a novembre, ma fanno feed veramente non indifferenti. E vabbè, oggi ci doveva essere la selettiva. Oggi sì. Oggi si doveva fare la selettiva, però vabbè, diciamo c'è stato un po' di mare in settimana, quindi è stata rimandata. Però comunque col vento di terra qui, diciamo che si calma parecchio. L'acqua sicuramente non sarà delle migliori in alcuni punti, in altri punti sarà molto limpida. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Perché iscrivetevi perché ci tiene tanto. Per favore, ci dobbiamo arrivare almeno a 2000, così. Ma a quanti? Siamo intorno ai 1600. Devo arrivare almeno a 2, 3, poi vabbè, in futuro si crescerà sempre. Vi ricordo che non si paga, però sempre un supporto, così faremo altri di questi video simpatici, dai. E vabbè, niente, poi come al solito vi aggiorniamo dopo. Ciao. L'acqua qui è un po' torbida, quindi iniziamo a pescare al libero con la speranza di una bella orata, una spigola o un predatore. Tuttavia vedo solo dei piccoli barracuda che preferiscono sparare. Dopo, diciamo, decidiamo di spostarci e di iniziare a pescare in tana. Questa tana che vi ho già mostrato in passato mi regala sempre uno o due bei saraghi. In questo caso ce n'era uno più alcuni più piccolini. Quindi vado dall'altro lato come faccio di solito e colpisco il più grosso sul groppone praticamente. È un bellissimo sarago, un pesce sui 600-700 grammi circa. Qui decido di svitare la fiocina e pescare con la tetiana grazie alla mia asta Riolo, perché in questo buco si erano nascosti diversi saraghi, uno dietro l'altro, e da dietro riesco a colpire il più grosso. Sempre un altro bel saragone che aggiungo al mio carniere. Nella stessa tana qui trovo un altro bellissimo sarago e lo colpisco da dietro. Cerco comunque di lasciare successivamente la tana indisturbata, anche se c'erano altri 4-5 saraghi sparabili tranquillamente. E un altro bel saragone che aggiungo al mio carniere. In quest'altra tana avevo capito che dovevo avvicinarmi con la torcia spenta, quindi infatti all'inizio non si vedrà nulla, ma vi assicuro che io e Sara li vedevo in controluce. Alla fine accendo la torcia giusto per un attimo per non disturbarli e sparo al più grosso. Eccolo qui, un altro splendido saragone. La pescata comunque finisce qui, non abbiamo trovato pesci importanti ma ci siamo divertiti un sacco. E il panorama che vedete è quello per cui tutti i giorni andiamo a mare senza sentire alcun freddo. Spettacolo.
Vediamo un po' il pescato. Una saragata. Tutti bei pesci. Ma purtroppo solo saraghi. Ci dobbiamo accontentare. Alla prossima!